Ciao a tutti, adesso vado a rifare i biscotti con il limone, i biscotti da inzuppo che li ho fatti tanto tempo fa, è un po' che non li faccio, magari cambiando la farina, mettendo insieme alla 0 la 1. Bene, andiamo a vedere tutto il procedimento. Buongiorno amici, prepariamo questi deliziosi biscottini al profumo di limone. Bene, metto le uova in planetaria e le sbatto con lo zucchero in questo modo. Le sciolgo un pochino e dopodiché vado a far girare direttamente in planetaria con la foglia, però se volete potete farla a mano, nell'altro video che ho messo lo scorso anno, infatti le ho fatte direttamente sulla tavola. Bene, aggiungo la pasta madre spezzettata e faccio girare un pochino, la faccio sciogliere. Sì, come vedete sto rifacendo alcuni video che ho fatto tempo fa e all'inizio non ero molto pratica a fare questi video. Si sentivano dei rumori, poi la musica troppo alta, quindi se vi ritrovate qualche ricetta doppia, semplicemente perché li rifaccio, li sto rifacendo, naturalmente ricette valide, dove i prodotti vengono bene, e gli altri li lascio perché, ahimè, ho tante visualizzazioni e mi dispiace toglierle. Bene. Faccio girare e aggiungo piano piano i liquidi, il burro sciolto a bagnomaria, eccolo qua. Poi ci metto il succo di limone. Io ne ho messi due rispetto alla ricetta perché sono i miei e sono un po' piccolini. Ho grattato la buccia, però un limone medio basta, eh. Ci metto il bicarbonato, due cucchiaini non pienissimi. Poi aggiungo la farina e faccio girare per amalgamare tutto. Ok. Giro un pochino. Scusate, ho dimenticato la vanillina, un po' di vanillina. Che gli dà un ulteriore profumo, però se volete potete anche non metterla perché c'è il limone che sovrasta tutto. Scusatemi, questo cellulare. Ok, allora adesso verso, ho fatto girare poco, quello che tanto che basta per amalgamare gli ingredienti. Verso sulla tavola, spolverizzata con un po' di farina. Però non appiccica l'impasto, vedete, ne metto soltanto poca, solo per aiutarmi un pochino. Ok, appena appena che lavoro ancora un pochino l'impasto, possiamo anche farlo riposare, ma non serve perché lo mettiamo dentro il contenitore e qui lo lasciamo lievitare un pochino. Non è che deve raddoppiare, però basta tenerlo un paio di ore. Certo, se sia in estate basta anche meno, eh? Oppure se fa freddissimo un po' di più. Regolatevi voi, lo lasciamo rilassare, diciamo. Come vedete non è che è cresciuto tantissimo, eh? Ma non serve. Bene, adesso lo allargo di nuovo sul piano di lavoro. Ho preparato lo zucchero dentro un piatto. E allungo l'impasto e lo taglio, faccio diciamo dei pezzi un po' grandini perché i biscotti non è che devono venire piccolini, eh? Sono biscotti da inzuppo, quindi un po' consistenti come quelli che vendono al forno. Ecco qua, in questo modo. Così li taglio. E poi li arrotondo con le mani o sulla tavola come e poi li bagno nello zucchero, una parte, la parte che va sopra va bagnata nello zucchero, no? Va in tinta, diciamo. Continuo
continuo così e li appiattisco anche un pochino perché poi tanto un pochino crescono e poi in cottura comunque si allargano, perché c'è il bicarbonato che li fa crescere. Ok, continuo così, arrotondo anche direttamente sul piano di lavoro, come vi trovate meglio. Li abbasso leggermente, non molto. Ok, finisco di fare tutto il lavoro. Approfitto per questo piccolo spazio per dirvi che se volete mandarmi, chiedermi qualcosa, fatelo direttamente sotto i video di YouTube, perché ho visto che delle volte mi ritrovo dei commenti sul gruppo. Dove facciamo gli impasti collettivi in nuvola, però là mi può sfuggire il commento perché non è che sto tutto il giorno su Facebook, mentre qui su YouTube mi arriva la notifica, la vedo subito, quindi quasi subito vi posso rispondere, ok? Vi ringrazio. Poi mi fa piacere se condividete i miei video, condividete e mettete un like, grazie. Bene, i biscotti sono pronti, come vedete ne ho fatti alcuni lunghi di una forma diversa e adesso li copro con pellicola e li lascio lievitare un pochino, però vi accorgerete che non cresceranno tantissimo, ma non serve perché poi in cottura, eccoli qua, vedete, si allargano, crescono direttamente in cottura perché c'è il bicarbonato che li fa crescere oltre al lievito madre. Bene, non ci è voluto molto, una mezz'oretta, non fateli scurire troppo, sennò poi diventano troppo duri. Il forno a 170 gradi ed eccoli pronti. Vi assicuro che c'è un profumino, si sentiva anche prima il profumino, prima che cuocevo, un profumo di limone delizioso, veramente deliziosi questi biscotti. Vi invito a farli perché sono anche molto semplici. Sono buonissimi da bagnare nel latte oppure nel vino rosso come fa mio marito. Guardate, l'ho aperto, vedete? Buoni. Sono morbidi ma fuori rimangono un po' croccantini. Buonissimi, veramente buoni. Bene amici, vi ringrazio della visione. Ciao a tutti. Condividete, spolliciate. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.